E siamo di nuovo assieme per una nuova puntata di questa rubrica SOS Fede e siamo con il carissimo amico e pastore della Chiesa Cristiana Avventista Paolo Benini. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi tutti. Paolo, dove sei di preciso? Dove sei? Sono nell'Alto Ticino. Bellissimo. Tra i monti. Bellissimo. Però siccome il segnale è, ci siamo fermati in un parcheggio per non avere problemi. Bene, bene, bene Paolo, mi fa piacere perché insomma io ho coinvolto Daniela perché ho detto Dani, se eventualmente Paolo per un motivo X tra una montagna e l'altra non riesce, si dovesse perdere lui con tutto il segnale, vediamo un attimino di sopperire e continuare la discussione cominciata. Allora Paolo, riprendiamo il nostro discorso sulla fede cristiana, abbiamo detto tante belle cose, abbiamo preso spunto da tante cose eccezionali. Io vorrei cominciare però con una domanda, Paolo, abbiamo detto tante cose. E si sente un rumore di fondo. Sì, Paolo. Paolo? Sì, io vi sento bene, non ho rumori di fondo. Forse ti muovi, ti devi stare fermo, immobile. Sono seduto nell'auto. Bene. Con i finestrini chiusi perché altrimenti il rumore delle macchine che passano lo sentireste. Va bene, va bene. Allora, ascoltami. Abbiamo detto tante cose belle, tante cose che ci hanno lasciato un po' così, ma non lo so, mi viene da farti una domanda, ma alla fine, in fondo, dopo tutti questi nostri discorsi, ma che cos'è la fede? Che cos'è questa fede, Paolo? Me l'hai imposta questa domanda in una maniera che non l'avevo immaginata, perché è così banale la questione della fede. La fede è qualcosa che se ne parla sempre, si crede, eccetera. Però una domanda così precisa, allora la prima risposta mi viene con l'esempio del bambino. Mi ricordo il mio figlio Samuele, che voi conoscete, quando era... Voi l'avete conosciuto che aveva già qualche annetto. Sì, 3 annetti. Però era così. Sempre qui. Sì. No, di più. Forse 5 di anni. Più. Quando, 5 anni. 4 anni. Lui saliva sul mobile che avevamo all'entrata e si buttava su di me. Questo è un segno di fiducia. Se io una volta l'avessi fatto cadere, lui non si sarebbe buttato più. Allora, la fede è un atto di fiducia in cui non ho assolutamente dubbio di chi è la controparte. Il bambino si butta. Ci sono tanti esempi che giocano in questo senso. Infatti ho qui una bellissima frase che mi permetto di leggere, tratta da un libro che si intitola Esitazione. Dice: la fede è confidare in Dio, credere che Egli ci ama e che ci conosce meglio di quanto noi stessi ci conosciamo e sa qual è il nostro bene. Allora dice: la fede è confidare in Dio, credere che Egli ci ama e conosce quali sono i nostri bisogni e qual è il nostro bene. Tuttavia la fede non ci limita la libertà, Dio ci lascia liberi di fare le nostre scelte. Questa è una citazione introduttiva, diciamo, perché me ne sono riservato un'altra ancora più profonda, che ci aiuta a capire un pochino i meccanismi attraverso i quali possiamo costruire, rafforzare la nostra fede. Se una fiducia, se non una fiducia c'è niente da fare. Facevo l'esempio prima di mio figlio, quando aveva 4-5 anni, salivo sul mobile all'entrata, quando io tornavo, lui sentiva che io entravo in casa, suonavo, facevo un suono particolare, lui saliva sul mobile e poi appena io entravo, facevo finta di non vederlo, lui si buttava su di me. Questo segno è un esempio straordinario di fiducia. Certo. Sapeva che io mi sarei girato e l'avrei preso, non l'avrei lasciato cadere. La fede è questa, è confidare che Dio è là e ci ama, ci prende, ogni qualvolta noi siamo nelle situazioni di pericolo, Egli ci viene in soccorso. Questa fede non è sulla fede che noi dobbiamo contare, è su chi la fede ripone la sua fiducia. Io confido, so che Dio è là e mi ama. Visto che stiamo parlando di fede in un contesto di spiritualità. Però c'è un'altra frase in questo stesso libro che sto leggendo, ne leggo qualche pagina ogni giorno per meditare, poi parleremo della meditazione più avanti. No? La fede è l'atto
attraverso il quale una persona si affida totalmente alla cura e al controllo di Gesù Cristo. Nella fede Cristo abita nel credente e il credente si abbandona fra le braccia del suo Salvatore, colui che ha dato tutto per noi. Il credente si affida anima e corpo al Signore che con totale sicurezza. Cristo è capace di conservare tutto ciò che ci serve per il nostro bene giorno dopo giorno. Paolo, e questa è una sfida. Io ho una domanda da farti. Giustamente qua tu stai dicendo che il credente si affida totalmente nelle braccia di Cristo perché Cristo non lo abbandonerà mai, ma esatto. Anche se l'affidarsi totalmente nelle mani di Cristo fa sì che i nostri desideri, che le nostre speranze, che le nostre richieste non vengano accolte o vengono accolte in maniera diversa, saremo sempre convinti che quello che Cristo ha fatto è sempre per il nostro bene. Ho capito benissimo. Siccome ieri mattina discutevo con alcuni amici fratelli di un'esperienza che si trova nella Bibbia, avrete sicuramente sentito parlare fra i vari re di Israele di uno che si chiamava Ezechia. Sì. Isaia, che è suo contemporaneo, suo anche amico, suo consigliere, infatti è stato trovato recentemente a Gerusalemme negli scavi sotto il muro del pianto, stanno rifacendo perché ci sono dei sedimenti, hanno trovato facendo gli scavi due sigilli, uno portante il nome del re Ezechia, l'altro portando il nome del profeta Isaia. Questa è una scoperta straordinaria che è venuta non più di 6-7 mesi fa, all'inizio dell'anno, balzata sta notizia. Quindi erano contemporanei, erano vicini, e Isaia, il Signore gli dice: vai da Ezechia, digli che si ammalerà e morirà, che si prepari. Come Ezechia sente questa cosa, si mette a piangere disperatamente, si gira verso il muro, grida, supplica: Signore, ma tu così mi abbandoni, io ho fatto tutto quello che tu mi hai chiesto. Il Signore dice a Isaia: senti, digli che gli do 15 anni in più. Il Signore sapeva che non era il suo bene, perché quei 15 anni sono stati la rovina della sua famiglia, la rovina di suo padre e la rovina della sua nazione. Certo. La fede è affidarsi a Dio anche se le promesse di Dio non si stanno realizzando, anche se sono in una direzione diversa da quella che io vorrei. È un pochino un esempio che ho vissuto tante volte con il navigatore, non so, forse avete vissuto anche voi. Sì. Pianifico il navigatore per andare da una parte e io mi rendo conto che non è la direzione giusta, e poi vado in quello che io penso sia la direzione giusta. Poi mi rendo conto che il navigatore aveva ragione, perché il navigatore vede da sopra, dal satellite, e sa qual è la strada migliore. La fede è affidarsi a qualcuno che la sa per il mio bene meglio di quanto la pensi io. Certo, anche se apparentemente sembra che la storia non abbia un lieto fine, Paolo. Apparentemente, esatto. Dico io, sì. Ecco, però la fede, la fede cristiana, la fede nella parola di Dio, la fede biblica, la fede del Vangelo, la fede nel Vangelo ci porta a vedere il destino nostro, il piano che Dio ha per noi, che va al di là della morte, che va al di là dalla fine, che va al di là dalle disgrazie di questa vita, va fino all'eternità. Per cui mi affido anche sapendo che Egli ha riservato per me un progetto, un piano che è assolutamente più alto e più forte di quanto migliore, più grande, adatto alla felicità eterna, alla felicità totale, alla felicità vera di cui ho bisogno.
volevo dire che l'esempio di Ezechia, no, che ci porti tu Paolo, fa riflettere anche sul modo in cui noi interpretiamo ciò che Dio dice, no? Dio disse ad Ezechia: metti in ordine la tua casa, metti ordine nella tua casa, perché la malattia che hai non ti porterà alla morte. Lui si è fissato sulla seconda parte: la malattia ti porterà alla morte. Non ha pensato alla prima parte: metti in ordine la tua casa. Cioè Dio ha visto che c'era qualcosa che non andava nella casa di Ezechia, quindi l'esempio che stava facendo, parliamo di una casa reale, sì, la casa, la famiglia, sì, sì, tutto quello, ma non che solo, era anche il popolo, anche il regno, eccetera, ecco. E lui invece non pensa che Dio sta dicendo metti ordine, c'è qualcosa che non va, pensa al discorso della malattia. Perché io penso che se lui avesse invece messo più in evidenza il fatto: signora, tu mi stai dicendo che c'è qualcosa che non va, allora faccio un resoconto della mia vita, vediamo dove ho sbagliato, vediamo cosa ho fatto, e quindi cercava di dare un buon esempio alla sua famiglia, cosa che poi vedremo non fece. Ecco, quando Dio ci parla, noi capiamo ciò che vogliamo capire e chiediamo ciò che desideriamo chiedere, non quello che il Signore vorrebbe che noi chiedessimo. Ecco, il messaggio di Dio va letto in maniera completa, non solo la parte. Assolutamente. Ma grazie, perché quello che dici Daniela si conferma fino con quello che è successo dopo. Mm-hmm. Il suo figlio, che è diventato re al posto suo, quando era già passato un po' di tempo dal giorno che lui doveva morire, se Ezechiele non avesse continuato sarebbe diventato re un altro dello stesso casato, e non il suo figlio, che è stato quello che ha portato il popolo di Israele alla cattività e alla deportazione babilonese. Capite? Sì, sì, sì. Quando il Dio ci dice una cosa, quella cosa va oltre, certo, quello che noi vediamo umanamente. Paolo, ascolta, un'altra cosa prima di fare una pausa musicale, magari così anche ti diamo la possibilità di rifiatare. Con i ragazzi, quando diciamo il sabato, prima del lockdown, il sabato ci incontravamo per studiare, si parlava anche di fede, no? E i ragazzi ricordano, perché l'abbiamo detto più volte, quell'espressione dell'Apostolo Paolo, che io dovrei ricordare, ma molto spesso la ricordo male, no? L'Apostolo Paolo dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che devono avvenire, che non si vedono. Ecco, se non che uno dei ragazzi mi ha detto, dice: sì Marco, però se non si vive quello che dice l'Apostolo Paolo è la stessa cosa del teorema di Pitagora. Cioè tu cosa hai detto, Marco? Dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Cosa dice il teorema di Pitagora? Il quadrato costruito sull'ipotenusa. La pappagalla. Cioè, se non lo vivi diventa come una regoletta, come un teorema. È una teoria astratta. E quindi Paolo, cosa dovevo rispondere a sto ragazzo che mi ha lasciato... Ti ringrazio di questo esempio. Tu hai detto che vuoi fare un brano musicale, lo fai adesso o lo fai dopo? Lo facciamo adesso, così magari ti do sì, il tempo. Sì, facciamo adesso, così entriamo proprio in quell'ambito. Va bene, ok. Pausa musicale, ci sentiamo subito. Ah, una cosa prima del brano, sì. C'era l'ascoltatrice Maria che ci ascolta da Monte Po, che salutava tanto Paolo. Ecco. Grazie. Tanti saluti dalla zia Maria. Spero che... Maria, la zia Maria, sempre attiva, sempre attiva. Allora, brano musicale. È argento. Vivo quella sì. Brano musicale, ci sentiamo subito dopo. Sono belli, sono bellissimi fuori onda, soprattutto perché c'è Daniele e non sono solo. È bello farli con qualcuno. Che mi faccio fuori onda da solo? E anche io quando sono da solo, che faccio fuori onda da solo? Paolo, a te la parola, Paolo. Allora, la tua domanda era pertinente per portare più avanti il discorso sulla fede. Pertinente perché? Perché nel rapporto di Dio con in fede si sviluppa un processo: confidiamo meno in noi stessi e più in Lui, meno in quello che vediamo e più in quello che Lui ci dice, meno in quello che noi pianifichiamo e più nei Suoi piani. La fede sposta il baricentro da quello che noi siamo e possiamo a quello che Dio è e può. Il discorso è chiaro per la salvezza. Se comprendiamo il meccanismo della salvezza, ci aiuta a comprendere anche il meccanismo della fede. Il piano della salvezza nella scrittura esclude totalmente qualche possibile operazione che noi possiamo fare per la nostra salvezza. Noi non possiamo fare niente per la nostra salvezza. Soltanto Dio ha fatto quello che è indispensabile, che è necessario, che è sufficiente per la nostra salvezza. A
questo punto, sul piano della fede e della salvezza, io rinuncio, mi rendo conto, abdico ad ogni mia possibile iniziativa e mi affido completamente a Dio. Questo, come credenti nel Vangelo, lo comprendiamo, perché sappiamo che Egli ha compiuto tutto dando la sua vita per noi. C'è quel testo straordinario di Giovanni al capitolo 15 che dice: non c'è amore più grande di quello che dà la propria vita per i propri amici. E il testo di Giovanni Semperman nella sua prima epistola: in questo è l'amore, che Dio ha mandato suo figlio ed è la propiziazione, la soluzione per i nostri peccati. Su questo non ci piace. Diventa diverso quando invece dobbiamo affidarci a Dio per le cose di ogni giorno. Allora lì è un esercizio che dobbiamo fare del continuo, quello di diminuire la consapevolezza che noi possiamo fare qualcosa e aumentare la certezza che Lui può fare, che ci può guidare, che Lui... L'esempio del navigatore che ho fatto prima è stato per me un esempio eccezionale, straordinario. Il navigatore ha ragione. Io ho fatto tante volte, ho perso del tempo perché volevo andare per causa mia. Il navigatore sapeva che c'era un blocco stradale da quella parte, io non ne ho guardato bene perché c'era il rosso dove c'era il blocco e ho perso una marea di tempo. Se avessi fatto come diceva il navigatore, sarei arrivato meglio prima senza tutte queste difficoltà. Dio vede sopra di me meglio di quanto io veda. Paolo, potremmo dire che la fede è la fede in una persona, che è in Dio, e non in ciò che Lui fa. Nel senso, io ho fede in Dio, anche se non so come Lui magari agisce o agirà in una situazione che mi riguarda. Io mi fido di Dio, poi non so come. Perché se io mi aspetto da Dio certe cose e poi Dio non le fa, ecco, la mia fede viene meno. Ma se io mi affido alla persona, cioè io mi affido a te, Signore, non so, mi fido di te, e tu in qualche maniera mi darai una risposta. Forse non sarà quella che io vorrei, ma siccome mi fido di te, so che sarà quella giusta. Grazie, mi fai venire in mente un altro pensiero, un'altra frase che ho letto questa mattina in questo capitolo, che è: la fede non ha meriti. La fede, io non devo costruire la mia fede per avere il meccanismo della fede che diceva Norman Peale, il quale diceva: credi che diventerai ricco e diventerai ricco. No, la fede è focalizzata su Dio. È Dio che io devo costruire, non la fede. La fede è il processo che mi aiuta a confidare in Dio. Ma io ho fiducia in una persona se la conosco bene. Di qui allora quello che ci siamo detti, Marco, ti ricorderai, nel passato, sì, che è Gesù colui che crea e la rende perfetta. Quindi il problema non è in sé per sé la fede, il problema è la totale conoscenza, amicizia, intimità personale, relazione con Gesù Cristo. Io volevo fare un piccolo commento, Paolo, poi magari ti do la parola. No, fai pure. Sì. Io... Daniela giustamente... Sì, prego Paolo. È bene che parliamo tutti, non uno solo. Io riflettevo, quello che dice Daniela è inappellabile, no? Cioè, la fede in Dio, non in quello che fa, sapendo che è un padre buono, esatto, e che ha sempre, alla fine, forse il percorso sarà molto più lungo, molto più complicato di quello che magari col nostro navigatore mentale, no Paolo, per citare un pochettino, avremmo voluto fare. Però ecco, il problema alla fine dell'uomo della strada, il problema di tutti i giorni, il problema del credente con la fede giusta per arrivare dall'alba al tramonto, è quello che poi nella prova non riesce ad avere questa lucidità, non riesce a tenere questa fede matura, esatto, questa fede grande. Sì. Come dire, e va a sbattere a 100 all'ora contro un muro di cemento armato. È quello poi il problema per cui la gente si perde e perde la fede. Beh, si inizia dalle piccole cose, cioè sì, la fede inizia dalle piccole cose, le prove sono, credo, sì, anche graduate a seconda la sopportazione che noi abbiamo, no? Esatto. La forza della fede non dipende dalla mia forza, ma di colui nel quale ripongo la mia fiducia. Faccio un altro esempio sempre con navigatore. sì Paolo, vai. Tempo, quando siamo arrivati qui in Svizzera, abbiamo comprato un navigatore, un TomTom, e lo comprai a Milano in un negozio di elettronica. Dopo un po', sto TomTom, io pensavo che fosse
fosse lui che si sbagliava, invece aveva ragione. Però dopo un po' il tom-tom si è guastato e, continuando a pensare che lui aveva sempre fiducia, in realtà stavolta mi portava dalla strada sbagliata. Allora, l'importante è in chi io ripongo la mia fede. Se la ripongo in Dio, Dio non si sbaglia. Se la ripongo in Dio, Dio sa tutto di me fino all'eternità. Se la ripongo in Dio, la ripongo nel colui che mi dà la vita, che mi sostiene, colui che mi ama, in colui che è l'Eterno, il Dio magnifico, il Dio grandioso. E conosce, diciamo, la fine dal principio, mentre noi non conosciamo, ecco, quello che sarà, e quindi a volte pensiamo che Dio sia sbagliato. No, Signore, qua è sbagliato. Cioè, ci sono degli interventi su Telegram. Paolo, ti introduco questi due interventi e poi tu continui la discussione tenendo conto anche di questi due interventi. Un radioascoltatore ci dice: il problema è che crediamo in Dio ma non a Dio. E invece una radioascoltatrice aggiunge: è la sofferenza umana che ci frega, ma la fede c'è. Che dire, no? Wow, sono due affermazioni estremamente. Quindi credere a Dio, quindi noi crediamo in Dio ma non a Dio, ecco, sì. Sembra una piccola particella, no, che crediamo, invece cambia. Crediamo che Dio esiste, ma la Bibbia dice, Gesù Cristo dice che anche i demoni credono che Dio esiste. Mentre credere a Dio, come prendiamolo con questo tipo di utilizzo di parole, sì. Credere a Dio significa credere che lui non soltanto c'è, ma opera per me. Bella discussione venuta fuori, mi fa piacere, mi edifica. Il discorso della sofferenza. Della sofferenza, che, come dice, la carne è debole. Gesù stesso diceva, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Cioè, quando c'è una sofferenza, sì, è lì. Anche Giobbe, no? Vediamo che quando ha toccato la carne, come diceva Satana, no? È la sofferenza che ci frega, dice, ma la fede c'è, dice la radioascoltatrice. Paolo, sì. Allora, qui mi viene in mente un altro episodio. Stamattina mi vengono in mente più non solo il navigatore. Vi ricordate l'episodio del Vangelo dove Gesù cammina sulle acque? Sì. E Pietro, quando lo riconosce, dice: sei tu, fammi camminare sulle acque. Ecco, allora che Gesù gli dice: vieni, cammina. Pietro per un po', poi si vede che cammina sulle acque, si guarda indietro, vedete che l'ho fatto col pollice verde. va giù perché ha smesso di guardare Gesù. Quando poi noi confidiamo che noi la nostra fede ce l'abbiamo e siamo a posto, e in quel momento in qualche modo rinneghiamo la nostra fede. Siamo ripartiti con la macchina, stiamo guardando che è successo un incidente dalla parte opposta, ci sono già 6-7 chilometri di coda. Questo è in diretta, questa è un'informazione in diretta che ci stai dando. Ma speriamo che non ci siano cose gravi, che sia solamente un incidente, ma che non abbia portato. Speriamo, è un camioncino rovesciato. Speriamo che non ci siano problemi con. Capito. Ok, ritorniamo alla fede. Sì, ti prego. Allora, il segreto per terminare. Sì. Gesù ci ama, Gesù ci guida, Gesù vuole stabilire un rapporto di amicizia con noi. Prendiamo tempo per stare con Gesù e la fede verrà automaticamente. La volevo concludere perché c'erano dei messaggi che non abbiamo letto, li sintetizzo. Anna diceva l'importanza della fede, ma l'importanza anche dell'amore. Ecco, l'amore rende la fede più concreta, perché la fede non è qualcosa di astratto. Ecco, amore per le persone, ma anche amore per Dio. Cioè, io ho fiducia in chi? In colui che amo. Cioè, se io amo una persona e la conosco, quindi sono portata ad avere fiducia, ma anche l'amore verso gli altri. Ma tutto viene dalla conoscenza di Cristo. Giovanni dirà, rivolgendosi a Gesù: noi crediamo e lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. Certo. L'amore si sviluppa in una relazione. Quando io sento che qualcuno mi ama, sono attratto da questa persona con legami d'amore. Allora salutiamo Gesua, Dina, Giusi, Anna, Rosetta, Viorica, Giuseppe, che hanno mandato dei messaggini, ecco, e anche Rossano, che hanno mandato dei messaggini attraverso Telegram o SMS. Posso concludere con una frase che è quello, diciamo, che contraddistingue un pochino la mia poca fede. Tu hai citato l'episodio di Pietro che cammina sulle acque, no? C'è un altro episodio di Gesù che dorme nella barca mentre la tempesta sconquassa la barca. Certo, i discepoli avevano paura della tempesta, però Gesù era con loro durante la tempesta.
Fede è questo, sì. Fede è questo. Allora, un'ultima frase di un attimino. Allora, di Viorica che dice: ho fiducia in colui che mi ama. Ecco. Sapendo che Dio ci ama, non possiamo non fidarci. Paolo, okay. Io non so se avevi tante cose da dire, le possiamo dire la prossima volta. No, vi ringrazio perché è stata una conversazione a più voci che veniva dal basso e non dall'alto. Anna precisa che il navigatore ogni tanto sbaglia, e sì, e succede, è successo anche a me, che sbagli e porta una strada senza sbocco, capita. Gesù invece non fallisce mai, ok? Ciao. Ciao Paolo, buona giornata, grazie di tutto. Grazie tanto. Ciao.